Eccoci qui amici sportivi dalla Carlina di Trecastagni per il ritorno del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Trecastagni-San Gregorio si riparte dall'1-1 di 14 giorni or sono, quando appunto una rete spettacolare realizzata su rovesciata da Michael Laudani all'85esimo pareggiò la rete di Luca Bracciolano. È partita la sfida tra Trecastagni e San Gregorio, quindi il ritorno si riparte dall'1-1, ritorna con Rundo, c'è anche Nocera in mezzo al campo, Viglianisi, nuova opportunità, attenzione qui intanto occasione pericolosissima, ma si alza la bandierina del signor Raspanti, Slide voleva puntare poi questo traversone da parte di Pandolfo che non va a impensierire la retroguardia bianca. Allora Capitan Rundo col sinistro cambia gioco, cambia fronte, pallone che viene mantenuto in gioco da Pandolfo, il lungolinea verso Verzì, fascia sinistra, Laudani, il passaggio per Verzì, buona opportunità, c'è la bandierina ed eccolo il primo cambio, entra il numero 14 Luca Taormina, esce il numero 6 Emanuele Merenda, precisamente dopo 13 minuti di gioco. Siamo al vertice, il numero 10 cerca l'inserimento, ottimo pallone per Viglianisi, posizione di fuorigioco con 5 giocatori, con Bracciolano che si aggiunge. Parte Nocera, conclusione, traversa piena. Qui ancora un'altra sventagliata a cercare la sponda. La boa di Bracciolano, qui Arena. E qui c'è un episodio, attenzione perché era stato estratto il cartellino rosso a Fabio Calabretta, ma la posizione di offside con la bandierina alzata dal signor Raspanti. Episodio dubbio sulla bandierina. Orazio Arena aveva guadagnato calcio di rigore e cartellino rosso al 24esimo minuto. Pallone per Taormina, numero 14, che lancia in direzione di Garozzo, Ravasco in due tempi. Il lancio in direzione di Garozzo, il numero 7 controlla Marco Garozzo, il tentativo è vicinissimo, il San Gregorio ha l'avvantaggio. Proposti in questi 90 minuti a Trecastagni. Viglianisi si gira abilmente, poi la conclusione, secondo legno. Ardina, ancora Suriano, alza questo campanile, buona guardia di Rundo, poi il tentativo da parte di Giardina, buon muro blu, e poi questa conclusione. 30 secondi, un minuto ci dovrebbe stare perché c'è stato un cambio. Attenzione a Pandolfo, fascia sinistra, pallone però pigro, e invece dopo 45 minuti di gioco, contrariamente alle parole di poc'anzi, finisce il primo tempo 0-0 tra Trecastagni e San Gregorio. Si ritorna a calcare lo stadio La Carlina di Trecastagni, secondo tempo, gli ultimi secondi 45 minuti di gioco di questo secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. A sinistra con Pandolfo, attenzione a Laudani, non c'è assolutamente. Dementi le proteste dei padroni di casa, la Marcellino buca l'intervento, allora Arena, pallone per Bracciolano. Attenzione a Rundo col sinistro. Attenzione all'azione del Trecastagni con Bracciolano, la conclusione, esterno della rete. Nocera a cercare Luca Taormina, allora cerchiamo lo sfondamento a destra con Taormina che deve mettere in mezzo immediatamente, attenzione perché c'è calcio di punizione per il San Gregorio da una posizione assolutamente importante. Defilati sulla destra, c'è anche il cartellino giallo. Allora parte Taormina, pronto alla battuta, il numero 14, battuto onestamente molto male. Scatta sul filo del fuorigioco, poi Calabretta di testa, molto bene. Battuta a Garozzo, pallone a scodellare per Rundo!
E su questo pallone c'è il triplice fischio del signor Toro. E quindi si chiude l'esperienza del San Gregorio in Coppa Italia con due pareggi. Il San Gregorio esce di scena 1-1 al Comunale con le reti di Bracciolano e di Laudani. 1-0-0 alla Carlina di Trecastagne. Da Francesco Casic è tutto. Arrivederci all'appuntamento di sabato. E sicuramente è stato sofferto perché il San Gregorio è un'ottima squadra. C'è impegnato in tutte e due gare, il risultato infatti di parità sia all'andata che al ritorno dimostra che le squadre si equivalgono. Noi stiamo affrontando anche il campionato, abbiamo avuto delle partite molto impegnative proprio nelle ultime giornate, abbiamo affrontato il Taormina, quindi gestire anche il discorso Coppa più queste partite impegnative non ci ha fatto portare avanti il lavoro settimanale come si deve, per cui abbiamo cercato di stringere i denti tutti quanti, di collaborare, e devo dire un grazie ai ragazzi che si sono impegnati al massimo. Voi eravate anche un po' più rilassati dell'1-1 fuori casa. Sì, sicuramente la partita la doveva fare il San Gregorio, io e i ragazzi l'avevamo preparata noi in questo modo e quindi pensavo che il San Gregorio magari ci chiudeva in maniera più incisiva, attaccava di più per poi prenderli in contropiede. E invece è stata una partita equilibrata, si è giocato molto a centrocampo, non è stata molto spettacolare. Si sa, sono quelle partite infrasettimanali che magari delle volte la concentrazione ma anche gli impegni di lavoro dei ragazzi, chi arriva tardi al campo all'ultimo momento, ne compromettono un pochino lo spettacolo, sicuramente. Peccato, ci credevamo veramente, una voglia di riscatto dopo il 4-0 di Randazzo subito. Abbiamo fatto una bellissima prova veramente, sono contento e felice della prova dei ragazzi che ci hanno messo tutto, però purtroppo non siamo riusciti, nonostante le due traverse, aver subito poco o nulla, abbiamo fatto la partita, veramente ci abbiamo messo tutta la voglia ma non siamo riusciti ad arrivare al gol che ci permetteva di passare il turno. Abbiamo una rosa abbastanza completa, abbastanza vasta, di conseguenza per me sono tutti allo stesso livello, anche se sembra una frase scontata, ma in realtà non è così. È giusto che giochino anche tutti perché sono tutti bravi, quindi ognuno si ritaglia il suo spazio e questa Coppa Italia era importante per questo. Di conseguenza ci dispiace questo pareggio e quindi l'uscita dalla Coppa Italia, sicuramente con onore, con una grande squadra, una squadra che in questo campionato, che nel nostro girone, ne avrà da ridire su tutti.